Grazie a un calcio di rigore trasformato da Davide Moscardelli in chiusura di primo tempo, l'Arezzo supera il trauma della sconfitta di Cremona e conquista la quarta vittoria di fila del Comunale. Una vittoria di misura che ha mostrato ancora un po' troppa ansia in casa Amaranto, soprattutto nella fase di gestione del vantaggio contro una Racing Roma sempre sconfitta fuori casa. Sottili sceglie Masciangelo e Muscate in difesa, Moscardelli Polidori in avanti. Dopo un primo tempo in cui la squadra di Gianni Chedda si chiude bene, lo 0-0 stava incombendo e invece travolgente azione di Masciangelo, calcio di rigore per il contatto con l'ex Macellari. Moscardelli non sbaglia e spiazza Savelloni, che nella ripresa sarà decisivo in almeno tre interventi. Due errori in fase di disimpegno concedono due impreviste azioni agli avversari. Sulla seconda Benassi è bravo sul tiro di De Sousa. Finisce 1-0. Mercoledì adesso la Coppa Italia e poi lunedì l'Arezzo è atteso dal derby di Livorno, che affronterà con tre punti in più. Troppi passaggi in orizzontale, troppi retropassaggi su Massimiliano, su Benassi, e hanno dato troppo coraggio ad un avversario che fino a quel momento era riuscito a rimanere in partita. Poi è vero che Benassi, parate zero e occasioni noi per poterla chiudere, andare sul 2-0. Purtroppo mi tocca dire così, visti i precedenti. Andare sul 2-0 e potenzialmente stare un pochettino più tranquilli, ne avevamo avute diverse. Però dico anche questo, che se avessi dovuto scegliere alla vigilia fra vincere 3-0 e vincere soffrendo, preferisco che si sia fatto così, perché questo ci fortifica dal punto di vista caratteriale, ci dà lo spirito di aiuto reciproco, ci dà lo spirito di voler raggiungere con fatica un obiettivo che oggi era quello della vittoria. E finalmente siamo riusciti anche in alcune situazioni a sbrogliarle con un po' di cattiveria, qualche volta l'uscire puliti dalle situazioni di contrasto, di contatto fisico ci aveva in passato un pochettino penalizzato. Oggi invece la voglia di portare a casa questi tre punti e dimenticare definitivamente Cremona è stata quella che sì, ci ha dato un po' d'ansia, ma che ci ha comunque condotto a una meritata vittoria.